Continuano gli appuntamenti di Un in strada, ecco, questa volta con frammenti dal Cilento, quindi il tema di questa sera, la biodiversità. Frammenti dal Cilento è un'altra edizione, la prima l'abbiamo fatta l'anno scorso, infatti questo evento è chiamato Frammenti dal Cilento 2023. La nostra intenzione è di dare continuità alla valorizzazione del nostro territorio interno, con i suoi molteplici aspetti che partono dall'archeologia, che partono dalle colture antiche che non sono state contaminate per una serie di motivi dalle modernità delle nostre colture attuali, e passando per tutto quello che è la sensibilità culturale degli abitanti del Cilento, che vivono la propria terra con grande amore, con grande rispetto e anche con grande pathos. Abbiamo visto alcuni momenti anche emozionanti, anche commoventi, nel ricordare, nel raccontare che cosa è il Cilento per i cilentani che ivi abitano e lì vivono la loro vita e le loro storie. Stasera poi, a chiosa di quanto abbiamo detto e dei molteplici aspetti, abbiamo puntato sulla biodiversità e sui grani antichi, che sono appunto una peculiarità dell'agricoltura del Cilento, dell'interno del Cilento, che è messa in luce voi per la dieta mediterranea, che sappiamo nel Cilento essere un volano di cultura e di grande storia, voi perché appunto tendiamo a valorizzare quanto il nostro territorio ci offre, quindi la biodiversità tradotta in pizza, una pizza che magari è diversa da quella attuale che troviamo banalmente con i grani moderni, piena di glutine, banalmente industriale, vogliamo dire così. Invece la pizza cilentana si avvale non solo delle farine antiche, ma anche dei cereali, dei ciceri, di cicerale per dire, che vengono, come ci hanno detto, ci hanno raccontato, vengono addirittura macinati e utilizzati in luogo delle farine. E poi gli ingredienti come l'olio extravergine. Assolutamente, l'olio extravergine di oliva del Cilento, che ora è diventata anche DOP, ed è assolutamente un valore da preservare, perché sappiamo che non solo è un nutriente di grande sapore, ma anche di grande valore salutistico, ecco, l'olio extravergine di oliva.